Bella vecchi Trapani, bella vecchi Trapani. Fantastico. Oggi siamo qui con un segreto, molto segreto, e ma anche entrambi. Cosa hai detto? Non so, ho letto gli uomo donna entrambi. Vabbè, ok. E siccome abbiamo fatto lo speciale di Capodanno e ora si avvicina la Befana, l'Epifania, mia madre che va in giro a darvi regali sulla scopa, faremo lo speciale della Befana. Ciao mamma, ti voglio bene. Era la sera del 5 gennaio, le mie sorelle stavano dormendo. Io e mia mamma dovevamo preparare le calze della Befana per il giorno seguente. E così vado in camera da letto per chiamarla e trovo solo mio padre che rideva. Vado a cercarla per tutta la casa, non la trovo. Torno in camera e la trovo accovacciata sotto le coperte e mio padre era disteso. Mi sta facendo un bocchino. Sono uscita dalla camera imbarazzata. Vabbè. Bella Befana, anzi. Infatti. La Befana viene di notte con la bocca tutta. A scuola c'è una mia compagna di classe che mi prende in giro e io cerco di essere gentile con lei perché io sono. Lo sono, giustamente. E il segreto, l'ho rovesciato la sua bottiglia di Coca-Cola nello zaino quando non vedeva e così ora tutti i libri appiccicosi. Ti sta bene, Befana. Allora, purtroppo noi abbiamo scritto Befana, ma Befana non. Sì, ma sempre la quando mia. Ero piccolina avevo paura che se fosse arrivata la Befana e mi avesse trovata sveglia mi avrebbe picchiato a sangue. Questi traumi. Per il giorno della Befana mi alzai presto e corsi giù per le scale a vedere i dolcetti e beccai mio padre sul divano mentre stava facendo il Oh mio Dio. A volte mi sveglio, mi sembra di vedere delle sagome di persone vicino a me. Così una volta da piccolo, il giorno della Befana, ho sentito la porta del bagno aprirsi. Sono andata e mi sembrava la Befana, ma sono corsa a letto. Solo ieri ho scoperto che era lui. Ma che vabbè. Ciao Befana, ciao. Tranquilla, tu resta a letto. Ragazzi, c'ha una testa lui. Ragazzi, mi rubo pure quella. I miei genitori non mi hanno mai nascosto nulla. Fin da piccola sapevo come ci si riproducesse e che i vari Babbo Natale e Befana non esistevano. Li ringrazio ancora oggi per non avermi raccontato cazzate. Bene, a 7 anni mi sono divertito a spaventare i miei compagni dicendo loro che Babbo Natale non esisteva e spiegando cosa fosse un grido. Mamma mia, che forse pezzo. Un po' troppo, gli hanno detto i genitori. Sì, che pezzo di merda. Quando sono nel pianerottolo del mio condominio che aspetto l'ascensore, mi guardo sempre intorno per paura che la Befana del piano terra mi accoltelli alle spalle. Questa però è una vera Befana, non è quella finta. Ho speso tipo 50 euro di dolci oggi per la Befana. Per lei però, Sì. Non per la festa. E ho fatto credere chissà chi era destinata la calza con i dolci dentro più alto. Non immagino. Di curiosità, quando la sera mi ha guardata, ho fatto pure finta di parlare tra me dicendomi se potevo piacere le caramelle eccetera. In realtà tutti quei dolci sono per me. Ora sono così strapiana che morirò di diabete nei prossimi giorni. Giuro che dopo la Befana mi metto a dieta. Sono alta 1,50 80 kg. Porco due. Cioè più larga che lunga. Praticamente. Cioè, oh raga, peso io 80 kg, manco. Che fa sartella con gli anguri quando va in giro, non ce la fa a camminare. Alle scuole medie ho tenuto la stessa maglia lupetto di colore verde pisello dalla prima delle vacanze di Natale alla Befana. Totale stimato 21 giorni. Alla fine era consumata pure sui gomiti. Da quel giorno odio quel colore e odio le maglie lupetto. Effetti collaterali della pigrizia. Vabbè, ma io una maglia pisello non me la metterei mai, però. Da che ho memoria, non ho mai creduto in Babbo Natale. Anche all'asilo mi rendevo conto con l'esistenza di un panzone vestito di rosso che si intrufola nelle case a portare cose gratuitamente fosse poco plausibile. Il fatto è che con i miei genitori ho sempre finto di crederci. Avevo paura che ci rimanessero male e credevo che si divertissero a farmici credere. Quando mi hanno spiegato che non esisteva mi sono finto stupito e ho chiesto: ma almeno la Befana esiste? Uffa, proprio vagab. Tutti i miei parenti mi stanno sulle palle. Io lo dico apertamente ai miei genitori che mi dicono solo di essere educato nei loro confronti. Abitiamo tutti insieme in una villetta. Al segreto, ogni tanto i miei parenti si chiedono come ci sia finita una calza rossa nei vestiti bianchi. Ops, vagab proprio. Cioè, quindi fa diventare tutti rosa in pratica. Sì, cioè, mamma mia. Metto una calza da neve di quelle grosse che tengono tanto caldo sul piede per farlo sembrare più grande, anche se ce l'ho abbastanza lungo d'estate fa caldissimo, ma ne vale la pena. No, pensa che schifo se quando cioè tutto la ricottina, mamma mia. Il mio segreto è che mi ha accettato. Vabbè, ma c'entra niente che abbia fatto queste cose. No, vabbè, scialla, so calze. Scopare con le calze bianche o nere. Infatti mia ragazza mi chiede sempre come mai non me li tolgo. Rispondo sempre dicendo che ho piedi freddi. Cioè lui gli accidano le calze. O che ho freddi ai piedi. Sì, infatti. È vero. Tempo fa sono uscita con un ragazzo appena conosciuto. La sua prima domanda nei miei confronti è stata: non hai le Hogan, vero? La mia risposta è: no, che merda, piuttosto vado in giro scalza. E lui di nuovo scalza. Lui di nuovo. È vero, Oh, grazie a Dio, stiamo insieme da quasi un anno. Piuttosto scalzi che con le Hogan. Il buio dietro le Hogan. A casa ho una parrucca e se me la metto assomiglio molto a una donna. Allora ho fatto una prova. Mi sono messi i tacchi, una calzamaglia e un vestito elegante. E sono andato in giro così per un'oretta da non crederci. Tutti mi hanno scambiato per una donna.
Meno male, perché se, te, cioè, se capivano che eri un uomo, ti piavano troppo una bella culo. Figura. Quando non c'è nessuno in casa, corro in lavanderia a prendere un calzascarpe e faccio partire la canzone di Glee. Mi metto a cantare tutte le canzoni di Rachel Berry facendo finta di avere in mano un microfono. Sono una deficiente. Sì. Stavo allegramente smanettando in internet. Quando. Ah, pensavo. Io pure. Quando mi viene la brillante idea. Mi viene la brillante ecco. idea di masturbarmi. Mi alzai dal letto e andai a fare un giro di ricognizione per vedere se c'era in casa qualcuno. Sono dislessico. Le luci erano spente, io. Essendo scalza, ecco qui la calza, fu molto silenziosa nel camminare, così silenziosa che mio padre, che si stava guardando un bel porno, non si accorse che lo stavo fissando da 5 minuti. Tornai in camera e rifeci il percorso facendo più rumore possibile per evitare a mio padre la figura di merda. Tanto ormai l'ha fatta. Non ha senso. Quando posto scatto foto ai piedi di una mia amica, che spesso quando siamo in casa rimane scalza. Ho circa 10 foto dei suoi piedi e le adoro. Una volta eravamo tutti e due figli e gliel'ho leccati. Lei se ne ha già pensato a quello che ho pensato io. Lei se ne è accorta e si è scansata di poco. Mi ha mai lasciato fare quando ho ricominciato. Quella sera ci siamo baciati. Allora, piedini. Ho trovato la cronologia del PC di mio figlio di 13 anni, siti feticisti di piedi, siti piselli grossi e siti infradito e calzature da donne. Mi chiedo se questo sia normale per un 13enne. No, sì, vietate no. Sono andato 10 anni dopo l'ultima delle mie 3 sorelle e quando ero bambino, verso gli 8 anni, credendo che io fossi il loro bambinone, mi facevano assistere ai loro idioti pigiama party con le amiche, dove oltre a sparare calzate... Ah, ecco la calza. Giocavano... Questo è tipo trova l'ago nel pagliaio, no? Sì. Cosa si riconduce. Giocavano a fare le modelle, spogliandosi innocuamente davanti a me, credendomi un animo innocente. Quello che non hanno mai scoperto è che il loro fratellino a 8 anni era già un porco pervertito che passava i pomeriggi a distruggersi di VIP pensando a ma 8 anni come faceva? Oh? Non lo so, è precoce. Mazza. Amo da impazzire le calzature femminili. Questo è un uomo che parla. È vero. E fare il sottomesso alle donne. Durante le ore di palestra alle superiori andavo di nascosto nello spogliatoio delle ragazze, dove si mettevano le scarpe da ginnastica e lasciavano le altre. Stisciavo per terra e le leccavo le scarpe di quelle più fighe. Mi ricordo gli anfibi neri di una strafiga, mentre steso per terra leccavo le suole. Venni in modo pazzesco. Penso se lo beccavano. Penso se la ciaccata a merda. Che schifo. Ma che stai facendo? Sto mangiando. Stavo a vedere Gianni Morandi. Viaggio molto per lavoro e siccome sono un feticista dei piedi mi reco in aeroporto con un grandissimo anticipo spiando i controlli di sicurezza. Mi interessano infatti le ragazze a cui vengono fatte sfilare le scarpe perché suonano al metal detector, PS. Anche nei negozi calzature mi rivolgo il mio sguardo ai piedi delle ragazze. Comunque tipo sulla Befana non ce ne stavano tantissimi, quindi siamo dovuti andare sulle calze, che poi non erano calze ma erano calzature. Quindi abbiamo trovato il mondo dei feticisti. Schifo, mamma mia. Mi pare quello lì. Quanto sono della famiglia Adams. Zio lui si chiama. Zio lui? Mi pare si chiama zio lui. Mamma mia. Vabbè, e niente ragazzi, questo episodio è finito. Speriamo vi sia piaciuto. Noi ci becchiamo al prossimo con lo speciale Pasqua. Perché? Ci becchiamo al prossimo video con il prossimo speciale. Ci becchiamo al prossimo video senza che sia uno speciale, con un nuovo episodio di In Segreto normalissimo. Se questo speciale Befana, metà feticista, vi è piaciuto, lasciamo 5.000, anche 10.000, ma anche 15.000 like. Spiegami, dai Granas è tutto. E poi anche salutare. Ciao. Ciao, bella. Ciao. E buone feste, che ormai sono finite. Sì, infatti. Devo tornare tutti a scuola, stronzi. Niente, tutti dislike. Arriviamo a 5.000 dislike. Dai, è bella. Bella.